parliamo delle curve di possibilità più violente, quindi temi che il tema del relativo a questo abbiamo già parlato la volta scorsa, in particolare dei temi di ritorno, ma ripeto comunque la cosa nell'ambito di quello che vado a dire. E vi ricordo un po' il plot generale del delitto, cioè noi adesso stiamo parlando delle precipitazioni. Le precipitazioni sono la prima parte del ciclo idrologico, a noi interessano quando arrivano al suolo. In particolare, tra tutte le precipitazioni potremmo evidentemente dedicare molto più tempo ad analizzare anche le proprietà statistiche delle precipitazioni che io invece vi ho solo elencato molto velocemente. In particolare noi siamo interessati ad alcuni fenomeni che sono i fenomeni estremi. Qui andiamo anche a definire che cosa intendiamo per fenomeni estremi. Adesso la meteorologia è straordinariamente uno dei temi che interessa di più il pubblico, no? Tanto che ci sono tanti siti anche che adesso fanno previsioni meteorologiche sul tempo, sulle cose. Il sito di chi guarda le nuvole è uno dei siti più visitati al mondo. Quindi un qualche interesse su questo c'è in generale. E per esempio i fenomeni estremi sono chiamati bombe d'acqua, abbiamo detto in altra lezione. Qui cerchiamo di capire cosa sta dietro a questo termine così impreciso, magari un po' anche giornalistico se vogliamo, ma che se cattura interesse va bene lo stesso. E quindi specifichiamo cosa sono le piogge estreme. In realtà la volta scorsa avevamo anche visto le precipitazioni estreme, cioè avevamo analizzato i record di precipitazioni su varie durate e visto come queste variano in giro per il mondo nelle varie epoche. Quindi un'idea di quali sono le precipitazioni estreme ce l'abbiamo. Quelle lì sono le massime registrate fino ad alcuni anni fa. Quello che a me interessa sono le precipitazioni estreme. Da dove partiamo? Beh, partiamo da record di precipitazioni. Questi sono misurati attraverso strumenti che si chiamano pluviografi, che tradotti in estrema sintesi non sono altro che dei contenitori che raccolgono la pioggia della quale poi viene misurata in altezza. E noi abbiamo in una stazione un record più o meno continuo di misure di precipitazione, cioè per ogni istante di tempo costruiamo una serie temporale che mi dice quanta precipitazione è caduta. Di tutte queste precipitazioni noi selezioniamo, in questo caso, solo la precipitazione massima avvenuta durante quell'anno. Per esempio questa stazione che voi vedete, di cui vedete la tabella qui scritta dietro di me, è la stazione di Paperopoli, stazione deposito di Paperone. Lì è misurata dal 1925, che sembra un anno anche abbastanza coerente, Paperone ha deciso di misurare l'altezza di precipitazioni, però il primo anno ancora non aveva calibrato tutte bene le cose e ha misurato 50 mm e poi per esempio nelle altre durate così stabilite, e sappiamo come sono stabilite queste durate, cioè in maniera a priori da noi, abbiamo misurato le precipitazioni massime in un'ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore, e qui non ci sono dati che poi chiameremo N a N in regola. E così via per una serie fino al 1988, che qui è detta contenere 52 righe, quindi in questa tabella in realtà poi vedremo sono 51, esattamente quella che andremo, o forse abbiamo anche già cominciato ad analizzare nelle lezioni di laboratorio. Quando noi rappresentiamo queste precipitazioni estreme su un grafico, che cosa succede? Beh, succede questo, intanto abbiamo i dati distribuiti secondo 5 ascisse e sono esattamente le ore, e su ciascuna ascissa abbiamo una distribuzione di dati.
Se il titolo di questa lezione è dobbiamo costruire delle curve di possibilità non geometriche, cioè nel nostro caso delle curve che correlano dall'altezza di precipitazione alla durata della precipitazione. Allora qui siamo un po' nei guai, perché quale di queste precipitazioni l'ho presa? Quale di queste? Qui più che una curva abbiamo una nuvola di punti. Se noi avessimo un solo punto qui, un solo punto qui e uno per ogni, avremmo 5 punti. E 5 punti ci sembrano un obiettivo maggiormente sì, un obiettivo diciamo interpolabile. Su 5 punti interpoliamo una curva, per esempio potremmo interpolare una qualche retta o così. In realtà qui appunto abbiamo delle distribuzioni e rappresentiamo con un diagramma a scatola i dati che sono rappresentati. Il diagramma a scatola naturalmente ha un significato che voi sapete già: il limite inferiore è il quartile inferiore, quello in grosso è la mediana, il limite superiore della scatola è il quartile superiore, cioè il 25% dei dati è più grande di questo. I baffi costituiscono una certa interpretazione di come dovrebbero essere distribuiti i dati e pertanto i dati che escono dai baffi sono dei virtualmente in quella interpretazione degli outliers, cioè dei dati che noi abbiamo misurato nel nostro arco di 50 anni, i quali però possibilmente potrebbero essere un fenomeno più raro dei 50 anni lungo i quali noi li abbiamo misurati. Ed ecco appunto il tempo di ritorno, un concetto sul quale mi ero già fermato l'altra volta. Tempo di ritorno significa appunto quanto una pioggia, un evento, ma potrebbe essere anche la velocità del vento e qualsiasi altro elemento, qualsiasi cosa che vi sto spiegando qui, io la sto declinando in termini e parole lessicalmente sulla precipitazione, ma in realtà vale per qualsiasi fenomeno che si misuri. E le procedure che io vi sto illustrando sono del tutto generali. Quindi qui abbiamo una durata di misura, i nostri 50 anni, abbiamo n misure fatte in 50 anni, perché per esempio ci potrebbe essere un anno, nel 1925 per esempio c'era arrivato vicino, in cui noi non abbiamo delle misure e quindi su un record, su un intervallo di 52 anni, il nostro intervallo di misura potrebbe essere 51 anni o 50 anni o 45, in mezzo ci sono state anche delle guerre mondiali e così via. E se sono n le misure fatte in questo intervallo, m è l'intervallo di misura. In questo caso l'intervallo di misura è alla fine un anno, è un anno, e quindi m è uguale a 1, e questo comporta a volte il fraintendimento di alcuni concetti, e questo è il tempo di campionamento. Allora definisco come tempo di ritorno. Di che cosa? Per definire il tempo di ritorno devo definire prima un evento. Dico intanto un evento favorevole è quando una certa altezza di precipitazione è uguagliata o superata. E vado a contare il numero di casi in cui questa precipitazione è uguagliata o superata. Per esempio scegliamo 50 mm. Quante volte nel nostro insieme di n campioni 50 mm sono stati uguagliati o superati? E supponiamo che siano L queste volte, quindi se il mio intervallo di misura è T, L volte sono state superate i 50 mm, il mio tempo di ritorno è esattamente T diviso L. È un tempo di ritorno ovviamente empirico, questo che vi sto definendo. Che qui scrivo anche come N il numero di elementi per il tempo di campionamento diviso n. Lo scrivo in questo modo perché possiamo osservare che questa frazione L diviso n è un rapporto tra casi favorevoli e casi totali, cioè è un buon candidato per essere una curva di superamento empirica, un empirical cumulative distribution function. Ascolti me, non leggere.
No, va bene, un empirical cumulative distribution function. Non vi ricordo ancora questa, che significato ha questa notazione. Io qui sto a significare che ho un processo aleatorio, per cui pesco a caso, e penso che il mio processo di distribuzione, quindi delle precipitazioni estreme, sia un processo aleatorio. E qui mi chiedo quando l'esito del processo aleatorio ha un valore più grande di H star, che sarebbe nel caso che vi ho appena elencato, 50 mm. Beh, con questa definizione il nostro tempo di ritorno empirico diventa m, che è il tempo di campionamento, diviso la frequenza empirica di superamento. Beh, la frequenza empirica di superamento si può scrivere 1 come la frequenza empirica di non superamento, cioè se la frequenza empirica di superamento, cioè tutti gli eventi, la frazione di eventi che supera i 50 mm più la frazione di eventi che è minore o uguale a 50 mm, l'uguale lo posso mettere da una parte o dall'altra, poco cambia, è uguale a 1. Quindi questo è 1 meno n. E questa è proprio la definizione che noi abbiamo dato di empirical cumulative distribution function, che abbiamo visto in passato e che rivedremo, perché poi queste operazioni noi le facciamo in pratica esattamente su questo insieme di dati che io vi sto presentando. Frequenza empirica di non superamento o empirical cumulative distribution function. Se vogliamo toglierci dall'empiria, noi dobbiamo cercare di capire la frequenza empirica di non superamento a quale probabilità possa essere associata. Cioè dobbiamo associare ad un insieme di dati empirici che hanno una certa distribuzione un certo modello concettuale di distribuzione di probabilità. Noi di distribuzione di probabilità, per esempio, l'ultima volta abbiamo visto la curva gaussiana, ce ne sono altre, la log normale abbiamo visto per la distribuzione delle precipitazioni, abbiamo visto la curva poissoniana per la distribuzione degli intervalli di precipitazione la volta scorsa. Adesso ci chiediamo quale potrebbe essere la curva di probabilità che potrebbe fare al caso nostro. Comunque, prima di farlo, allora andiamo ad applicare la formula che abbiamo ottenuto prima. Cos'è il quartile superiore? Il quartile superiore corrisponde, invertendo la formula di prima, a un tempo di ritorno di 4 anni. Il quartile inferiore ha un tempo di ritorno di 1,33 anni e la mediana ha un tempo di ritorno di 2 anni. Una cosa che faccio spesso osservare, ma che va osservata anche, che il tempo di ritorno è un tempo, la probabilità è un numero, chi dà la dimensionalità di questo fattore è il tempo di campionamento. Se io avessi invece i massimi mensili, per esempio, il mio tempo di ritorno non sarebbe più espresso in anni, ma in mesi. E poi, naturalmente, una volta espresso in mesi, l'avrei potuto tradurre in anni, facendo l'opportuna conversione. Ed è propriamente un tempo, se no non si capirebbe dove è il tempo. Detto questo concetto, l'idea è che queste curve di possibilità pluviometriche consistano nel cogliere, diciamo, da tutto questo insieme di dati che abbiamo per ogni durata, un particolare tempo di ritorno. Per esempio, la domanda che mi faccio è: qual è l'altezza di precipitazione non più empirica, che deriva da una serie di manipolazioni statistiche che poi faremo, qual è la precipitazione che ha tempo di ritorno, supponiamo, di 4 anni, così la visualizziamo anche come quartile superiore. E questo è un punto. Poi in questa pioggia di 3 ore mi chiedo di nuovo qual è la precipitazione che ha un'altezza, vedete qui c'è, pari a 4 anni di tempo di ritorno. Quindi per ogni durata seleziono un tempo di ritorno e ottengo 5 punti. A questo punto ho 5 punti, ci interpolo una curva. Quale curva? Beh, nel corso della trattazione di questi problemi, le curve che sono state ipotizzate, varie curve, quella che usiamo noi
è questa curva qua che è una curva a legge di potenza. L'altezza di precipitazione risulta funzione di che cosa? Della durata, ovviamente lo vediamo anche dal grafico precedente, dal tempo di ritorno, perché io ho fatto questa selezione sui dati selezionando un particolare tempo di ritorno. Dopo ripeto questa selezione per tutte le volte che posso, e quindi qui disegno in realtà un fascio di curve alla fine al variare di questi elementi. E l'argomento che sta a destra della formula è una legge di potenza, perché ho la durata elevata ad un certo esponente. La cosa interessante da notare è che la durata, cioè il coefficiente dipende dalla durata, mentre l'esponente non dipende dalla durata. La ragione per cui non dipende dalla durata è contenuta nelle considerazioni che io vado a presentare tra poco. Intanto osserviamo anche un'altra cosa, che questa è l'altezza cumulata su tutta la durata, cioè è misurata in millimetri. Talvolta io ho bisogno dell'intensità, cioè millimetri all'ora, per esempio, millimetri al minuto, a seconda dei vari elementi di conversione. Allora posso definire l'intensità media, che qui chiamo J, come la durata diviso T con T, e quindi l'intensità media è A T con P alla N meno 1, secondo questa formulazione. Dall'analisi che già abbiamo fatto, sia pure di natura qualitativa, ma poi questa convinzione la possiamo confermare sulle elaborazioni che anche noi stessi possiamo andare a fare, avevamo osservato che le altezze di precipitazione non possono che aumentare, quindi n deve essere maggiore di 0. Tuttavia abbiamo anche osservato, e potremmo osservare teoricamente con attenzione, che le intensità decrescono sempre, quindi n-1 deve essere minore di 0. Se n è maggiore di 0 ed n-1 deve essere minore di 0, allora n deve essere compreso fra 0 e 1. Nelle curve di possibilità pluviometrica, espresse come legge di questa legge con questa legge di potenza, n è un numero compreso fra 0 e 1. E questa è un'informazione intanto importante che certamente ricordiamo. Per esempio, sui dati di Paperopoli, le curve di possibilità pluviometrica potrebbero apparire così. Qui ho disegnato in realtà tre curve di possibilità pluviometrica, una relativa a 50, una a 100 e una a 200 anni. Anche per osservare cosa mi sembra, queste curve sembrano parallele fra di loro. Il piano, che tipo di piano è? È un piano bilogaritmico, in cui qui vedete 1, 10 e 100 è segnato, questo va anche bene. Purtroppo le ascisse qui non sono segnate nel modo corretto. Sì che anche le ascisse sono segnate nel modo corretto, ma sono rappresentate con i logaritmi. Non è un grafico, non si presenta in questo modo. Questo grafico è illeggibile. Lo lascio sempre perché contemporaneamente a mostrarvi come sono le curve di possibilità pluviometriche, dopo aver per decine di volte ripetuto ai miei studenti come doveva essere fatto un grafico, mi ritrovavo sempre grafici di questo tipo qua. Allora l'elaborazione qui è stata evidentemente condotta in modo corretto, però la sua rappresentazione non è corretta. Qui va usato un grafico bilogaritmico in cui non compare il logaritmo della misura che devo, che io non lo so cosa sia il logaritmo e elevato alla 1.5, dove è il numero di Nefero, come qualcuno di voi mi ha sottolineato venerdì scorso. E quindi qui dovrei avere i numeri corretti. Infatti io vi insegnerò come mettere i numeri corretti, ma voi non dovete mai fare un grafico di questo tipo. Il grafico, ad ogni modo, deve essere completamente autoesplicativo. Non devo avere altre informazioni che quelle grafiche per capire che cosa c'è nel grafico. C'è anche una caption,
una didascalia che spiega che cos'è il grafico, ma la didascalia per una parte deve essere pleonastica, comunque può contenere dei successivi commenti rispetto al grafico medesimo. Qui vedete sono riportati anche i valori di A, che non sono esattamente sono tutti diversi, sono crescenti al crescere del tempo di ritorno, come deve essere, e sono, mentre n è unico, 0.472. Le curve sono parallele. Perché sono parallele? O devono essere parallele? Perché n? Beh, il fatto che le curve siano parallele, la legge vale, una legge di potenza in un grafico bilogaritmico è una retta. Logaritmo di h con p è uguale logaritmo di a più n logaritmo di t con p, dove n è il coefficiente angolare di queste rette che vedete. Supponiamo per esempio che qui abbiamo una retta che non sia parallela. Intanto un'osservazione per chi avesse più pratica nella procedura che utilizziamo potrebbe essere che noi non possiamo ottenere una retta di questo tipo se stiamo analizzando questo insieme di dati, perché per costruzione vengono, non si intersecano nel dominio di tempi in cui io sto interpolando. Però supponiamo che io abbia questo ambito di misure, invece di averne tre ne abbia un po' di più magari, e che io interpoli una retta di questo tipo. Allora cosa significa? Significa che qui questa retta ha un tempo di ritorno di 500 anni. Poi, per durate più grandi, evidentemente estrapolate dal nostro intervallo di misure, la retta con tempo di ritorno di 500 anni è da altezze minori delle rette che hanno tempi di ritorno più bassi. Questo non può essere, per costruzione proprio non può essere. In realtà queste rette non sono propriamente parallele, sono quasi parallele, ciascuna è interpolata sul suo insieme di dati che sono segnati con colori diversi, ma l'intersezione è quasi asintotica, cioè molto al di fuori del dominio di interesse, di durata di interesse con le quali io ho a che fare. Quindi non posso avere una situazione di questo tipo e le rette devono essere parallele, il coefficiente angolare deve essere unico per tutte le rette ed n quindi non dipende dal tempo di ritorno. E qui rappresento con poche parole quello che vi ho appena detto. Quindi le curve di possibilità pluviometriche sono delle curve che mi rapportano l'altezza della precipitazione estrema, in questo caso, con la sua durata. Questa, l'altezza di precipitazione estrema, dipende da due elementi, il tempo di ritorno e la durata medesima. Che cos'è una precipitazione veramente estrema? Una precipitazione che si ripete una volta all'anno. Secondo lei è una precipitazione estrema o no? Direi di no, cioè nel senso che è l'estremo di quell'anno lì, sì, ma nel senso delle bombe d'acqua giornalistiche di cui parlavamo prima, no. Diciamo che una precipitazione estrema è una precipitazione che può avere 200 anni di tempo di ritorno, 500 anni di tempo di ritorno. Ammesso e concesso che queste parole abbiano significato. Dal punto di vista dell'algoritmo, per ottenere le curve di possibilità pluviometrica, che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo avere a disposizione una tabella di dati come quella che avete visto all'inizio. Per ognuna delle durate dobbiamo interpolare una curva di probabilità sull'empirical commutative distribution function, cioè qui 5 interpolazioni. E una volta che abbiamo interpolato la curva, otteniamo per ogni durata l'altezza di precipitazione corrispondente a un determinato tempo di ritorno.
ripetiamo 5 volte l'operazione, abbiamo 5 punti di cui ho altezza e durata. A quel punto, su quei dati, interpolo una delle curve di possibilità pluviometriche. Ho due procedure di interpolazione, una della curva di probabilità e una poi il fitting della, se volete, della retta nel caso finale della determinazione.